domani è una partita che si presenta da sola, la prima contro la seconda, anche se sono due squadre diverse, se vai a leggere i numeri, il miglior attacco contro la miglior difesa, una squadra che propone, che gioca e che diverte, contro una squadra che balla molto di più al sodo. Che partita sarà questo Empoli in Palermo? Beh, intanto non sono d'accordo sulla seconda valutazione che hai fatto, cioè che sia una squadra che bada più al sodo. È una squadra che bada anche al sodo e lo dimostra anche le reti subite, ma è una squadra che ha una fisionomia spiccatissima, chiara, tenta di giocare sempre, vuol partire da dietro e quindi prendere il gioco in mano, non si affida mai alla casualità, anche se devo dire, in questo caso ti do ragione, che quando c'è da intervenire sulle casualità e sulle seconde palle è sempre molto presente e lì esprime quella qualità alla quale tu ti riferivi. In quel caso è un po' cambiata la squadra, perché ti trovi senza due difensori che hai allenato fino a ieri, ce n'hai uno in più. Il portiere purtroppo è successo quello che è successo, è cambiato. Forse non era proprio la settimana giusta per tutti questi cambiamenti, però coincidono questi cambiamenti e coincideranno sulla gara di domani anche per te nelle scelte proprio. Ma sai, è chiaro che il mercato c'è, lo sapevamo, e quindi bisogna accettarlo così com'è. Quello che dispiace di tutto questo è l'infortunio di Ivan, al quale facciamo gli auguri, al quale siamo vicinissimi. E dopo tutto il resto fa parte del gioco, e quindi non mi preoccuperei più di tanto. Anzi, bisogna accettarlo, come dicevo, per com'è, e prenderne gli aspetti positivi e i vantaggi, senza pensare a quello che ti toglie, che non toglie niente. A proposito dell'infortunio di Grove, volevo sapere un po' come ha metabolizzato la squadra l'evento, so che quando si fa male un compagno così non è mai semplice, e se Gabriel che è arrivato da pochissime ore è pronto per poter giocare. Ma lì per lì non so se eravate all'allenamento, ma lo abbiamo sospeso perché eravamo un po' tutti disturbati da quella situazione. Però i ragazzi sono stati bravi, hanno partecipato con lui alla sua sfortuna. Io sono andato a trovarlo insieme al mio staff dopo cena e c'era quasi tutta la squadra dentro quella stanza, sembrava essere dentro lo spogliatoio. Lui era sollevato, era tranquillo. L'ho risentito ieri dopo l'operazione, è un ragazzo brillante in tutto, la giovane età li aiuta e ha già assorbito quello che è stato la gravità dell'infortunio, ponendosi già degli obiettivi, quindi lui pensa già ad andare in piscina la prossima settimana per riprendere la rieducazione, quindi sono situazioni che si superano e i ragazzi le superano facilmente. Mi sembra che lo spogliatoio sia stato disturbato in quel caso, ma poi siamo concentrati sulla gara, ecco. E la seconda domanda? Era su Gabriel che è arrivato a poche ore. Ah, Gabriel, bene, è un ragazzo d'oro, mi sembra, siamo stati insieme un giorno, ma sembra, anzi anche una sera perché abbiamo cenato insieme, sembra di averlo sempre conosciuto, ha il sorriso stampato in faccia, bell'atleta, giocatore eccellente, penso che meglio di così i nostri direttori non potevano fare. Torno sul discorso della difesa, che nel caso un po' cambiato. La maglietta penso si allenerà oggi con te per la prima volta. Se dovesse darti già garanzie, lo reputi tra i probabili per andare in campo, o essendo arrivato adesso comunque si pensa ad altri? E poi ti chiedo anche, non è per colpa del mercato, ma c'è una squalifica importante per i cronici, giocatori per me fondamentali. Se pensi tu a loro, lo applichi per la sua sostituzione? Ma Maglietta ha giocato domenica scorsa, ha giocato titolare nel Bologna, quindi è nella condizione ideale. La penultima, sì. Ho detto domenica scorsa? Sì. No, intendevo la domenica precedente, col Benevento. E quindi non vedo nessuna difficoltà ad utilizzarlo immediatamente.
Poi Krunic, l'assenza di Krunic è importante, se pensi. Krunic, certo che per noi avere, non contare su un nostro calciatore è un dispiacere, ma così vale per tutti, chiaramente. Krunic finora è stato titolare, è un calciatore importante per noi, ma noi abbiamo altri calciatori importanti che purtroppo sono stati costretti a stare a vedere a volte. E quindi ci sarà occasione per loro di sostituire e di dimostrare che quello che sto dicendo è assolutamente la realtà. Mi dispiace non per Krunic, mi dispiace non avere a disposizione un calciatore e basta, tutto lì, perché se è vero, come noi crediamo, che poggiamo le nostre aspettative, le nostre prerogative, se le poggiamo su un gioco di squadra, non possiamo preoccuparci più di tanto se ci viene a mancare un elemento, ma puntiamo esclusivamente sul gioco di squadra. Ti dirò, anche tu, l'Empoli gioca meglio il calcio della B, sarà una partita difficile, ed è, tu quando senti un allenatore che vi fa queste lusinghe, che ti fa queste lusinghe, come ci fanno piacere, ti preoccupano un pochino? Ma guarda, ti devo dire molto sinceramente che quello che ha detto Tedino mi ha fatto molto piacere, molto piacere. Perché intanto perché era un commento sincero quello che lui ha fatto e si sente. Io non lo conosco personalmente Bruno, non vedo l'ora di presentarmi domani. Però è chiarissimo che è un personaggio limpido, che dice quello che pensa. Non posso dire di fare il tifo per lui perché chiaramente è un antagonista e quindi sono costretto, però sono molto contento che lui abbia finalmente, dopo una gavetta molto importante e lunga, che abbia la possibilità di guidare una grande squadra, e sono convinto che sia arrivato il momento per lui, diciamo così, perché altrimenti mi verrebbe da fare gli scongiuri poi. Mi vorrei fare la stessa domanda che le feci la scorsa settimana quando c'era il Bari in questione, mi chiese se era un crocevia, mi disse giustamente di no perché comunque mancavano molte partite. Forse è la medesima risposta che avrei quest'oggi. In mezzo alle partite le chiedo, dal punto di vista psicologico, il Palermo, battere il Palermo, quanto potrebbe incidere su di loro e sull'Empoli? Non parlo degli altri, parlo dell'Empoli. Era vero la sensazione che potevamo avere la scorsa settimana, quando prima di affrontare il Bari, quando pensavamo che la partita potesse valere un po' di più dei 3 punti, perché chiaramente essere usciti da quella gara in quella maniera, è vero che la classifica dice 3 punti, ma nella squadra c'è una consapevolezza diversa. Se noi avessimo la bravura e la fortuna, diciamo la bravura e l'occasione di ripetere la stessa prestazione con il Palermo, è chiaro che questa autostima potrebbe aumentare ancora di più. Io penso, l'ho già detto ai ragazzi, penso che la prestazione che noi abbiamo fatto a Bari non basterà contro il Palermo, perché per superare quella squadra noi dovremmo fare un po' di più, migliorare taluni dettagli che ci hanno pur visto uscire fra gli applausi, ma che non soddisfano l'allenatore dell'Empoli. I ragazzi lo sanno quali sono i dettagli sui quali bisogna lavorare e migliorare, e lo dobbiamo fare in fretta, perché altrimenti contro il Palermo non basterà. Una curiosità su un giocatore che conosco poco, che è Marco Imperiale, adesso qualche giorno che è con te, se ci racconta un po' come lo stai vedendo, che tipo di giocatore è. Ma guarda, te lo esprimo in maniera oggettiva.
E se voi chiedete a Rocco, il nostro preparatore atletico che cura anche i risultati del GPS, e lui ti dirà come sta andando questo ragazzo, perché è nettamente sopra la media della squadra e sopra anche i picchi individuali. Quindi si sta allenando benissimo, ha un'espressione in watt del lavoro che è esagerato rispetto a tutto al resto della squadra, che pure si allena come vogliamo. Sulle qualità penso che ci siano, sono da migliorare, ma si è adattato bene a fare un lavoro anche sul quale non era abituato. Parlo dell'aspetto tecnico e tattico. È ben predisposto, il ragazzo è bravo, buon carattere, è coraggioso, perché non teme il confronto fisico, e quindi penso che il futuro sia dalla sua parte, insomma. Oltre a Magnete, ma con altri giocatori, che è Rodriguez, quanto è importante avere un giocatore migliore alternativo a lui davanti, e cosa vi puntare in questo punto? Ma anche lì abbiamo cercato di individuare delle caratteristiche che possano essere adatte al nostro modo di giocare e adatte anche al gruppo che abbiamo a disposizione. Noi non bisogna dimenticare che abbiamo ancora in serbo una freccia velenosa nella nostra faretra, che è Michelizze. Se noi recuperiamo anche lui, come noi speriamo, insomma, la situazione sta andando bene, e allora abbiamo anche una tipologia di calciatore che effettivamente ci manca, no, nel nostro gruppo. E siccome noi siamo fiduciosi che questo avvenga, abbiamo scelto di allargare la rosa su un calciatore che ha delle caratteristiche, come dicevo prima, che siano un po' una via di mezzo fra quelli che abbiamo e quello che avremo. A lei. Grazie. È stato ampiamente disquisito su tutti i punti di vista. Mi sorge spontanea una domanda, perché adesso c'è un nuovo Empoli in alcuni elementi. Ecco adesso che squadra è l'Empoli? Se lei dovesse definirla in una parola, cioè che caratteristiche ha l'Empoli rispetto a quella che lei ha ricevuto quando si è arrivato? Cos'è che qualcosa in più? Come si potrebbe, che tipo di squadra è adesso? Ma non lo devo dire io, lo deve dire quelli che vedono giocare l'Empoli, perché il giudizio deve essere degli altri. Io quello che posso dire è che è l'Empoli che io avevo in testa e che avrei voluto. Onestamente l'ho trovato anche in anticipo rispetto ai tempi pur stretti che mi ero dato. E questo è frutto, come ho già detto tante volte, della disponibilità dei ragazzi. Però sul giudizio di chi Empoli è, aspetto quelli che vengono a vedere allo stadio che diano giudizi.